Ciao amici di Made in Vino, siamo ancora qui per voi per degustare degli ottimi vini in compagnia dell'amico sommelier Cristian. Ciao! Oggi degustiamo un vino della Sicilia, in particolare dell'azienda Firiato, siamo sulla zona dell'Etna, quindi a delle altezze di 300-400 metri, Etna Rosso, vendemmia 2011, un blend di Nerello Cappuccio e Nerello Mascalese, 14 gradi di gradazione. Direi... Andiamo a vedere come gira nel bicchiere, vedrai che ha della struttura questo. Direi un rosso rubino penetrabile, non fettissimo come vino, direi. Meraviglioso. Sicuramente no, colposo. Beh, andiamo pure avanti e ridiamo perché sul penetrabile qualcuno ha qualcosa da dire, ma sì, si può, dai, vabbè, si può, andiamo avanti, si andiamo. Parla di vino. E qui direi che per quanto riguarda il naso abbiamo una speziatura con una... Che all'inizio prevale? Sì. Ok. All'inizio prevale. Poi invece la frutta matura. Poi arriva la frutta. La sovrasta leggermente. E speziatura ti direi pepe e vaniglia. Esatto. Potete sentirla benissimo. Mentre invece quando andiamo sulla frutta, beh, frutti rossi sotto spirito, filo direi. Sì, ciliegie per esempio. Amarene. Amarene. Molto esplosivo, sì. Sì. Sicuramente secco. Morbido. Sicuramente già morbidissimo, sì. Questi vini hanno tanta classe, ricordano un po' il vino nero perché vengono fatte appunto delle altezze non solite per i vini siciliani. Sì. Molto persistente, già abbastanza pronto, nel senso che è appena uscito, ma è già morbido, è già piacevolissimo da bere. Come lo serviamo, Cristian? Beh, io direi che potremmo servirlo con una tagliata al sacchetto, come direbbe la nostra amica della Cucina dei Curiosi, sì, blog della Cucina dei Curiosi. Quindi tagliata al sacchetto, se volete sì. Più informazioni, blog della Cucina dei Curiosi. Perfetto. Allora, a parte... Vuoi dire qualcosa di Medivino? Beh sì, direi che andate su medivino.com e cliccate perché a soli 19,90 potete diventare sommelier. Quindi, signori cin, e amici di Medivino, ciao! Cin.